Pronto il diagramma? Dimmi. Enzo, senti una cosa, su Giuliano l'Apostata varrebbe la pena spendere una parola, no? Sì, varrebbe la pena moltissimo. Guarda, con Francesco ti puoi andare avanti per ore. Sì, Vabbè, io sono, pronto. sono qui alla radio che vi sento e ben disponibile. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Per quanto riguarda Giuliano l'Apostata, Giuliano l'Apostata tentò di rifar nascere il paganesimo sotto forma del paganesimo imperiale e fu effettivamente un grandissimo imperatore da questo punto di vista, cioè un grande personaggio da questo punto di vista. Fece l'ultima battaglia praticamente. In ogni caso, con Francesco puoi parlare per ore di Giuliano l'Apostata e io ho tutti gli scritti di Giuliano l'Apostata, se si volesse fare anche delle trasmissioni. In effetti è stata l'ultima grande battaglia che ha fatto. E dopodiché, Giuliano Apostata era sempre un imperatore, aveva sempre la gestione di uno Stato e aveva sempre le esigenze dello Stato. A lui interessava essenzialmente gestire al meglio lo Stato, questo gli interessava. Però affrontava il futuro in maniera diversa, cioè aveva una visione diversa nel guardare il futuro. Comunque, sempre un imperatore era, eh? Cioè, non pensiamoci che fosse stato un uomo che dava l'assalto al cielo perché dava l'assalto al cielo. A lui interessavano avere delle cose di libertà maggiore per avere uno stato più agile e più efficiente. Pronto al diagramma? Mettere sul paganesimo, insomma, poi sembra che sia stato ucciso dai cristiani, oltretutto. No, sì, sembrerebbe, credo che sia andato in Asia per fare una Sì, spedizione, no? qualcuno dalle spalle gli ha impiantato una Sì, lancia, ma certo. l'accusa viene dai cristiani. Ma in quei casi non si può mai dire. Nella prima guerra mondiale ci sono stati centinaia di ufficiali italiani ammazzati dai propri soldati, proprio per cui non si sa bene, Sì, insomma. no, non lo volevo vedere come forma di imperatore, ma come persona che vedeva gli orrori della cristianità una volta arrivato al potere, insomma, hanno rifatto quello che i pagani avevano fatto prima, Sì, insomma. beh, infatti quello del paganesimo imperiale sicuramente, No, non mi certo. interessava tanto come imperatore, quanto come figura che aveva capito una certa impronta. Sì, Ciao, ciao, grazie. ciao. Sì, cioè, gestire uno Stato dal punto di vista pagano, gestire uno Stato anche se era paganesimo imperiale, e sapete bene che noi siamo contro il paganesimo imperiale, comunque gestirlo da questo punto di vista e gestirlo dal punto di vista cristiano sono due cose diverse. Se non altro l'imperatore dal punto di vista pagano era indipendente dalla religione, non era soggettato alla religione, mentre invece nel cristianesimo ogni imperatore doveva essere assoggettato al cristianesimo, al Papa. Comunque, chiudiamo qui il discorso su Giuliano Imperatore, anche, che è comunque un discorso da fare, cioè tutti i discorsi storici sarebbero da fare in realtà. Andiamo invece all'attualità, va. Afghanistan, dal Gazzettino del 3 maggio 1998. Accuse di comportamenti sempre più feroci, vengono impediti gli aiuti umanitari. Il regime dei Taliban seppellisce gli omosessuali vivi. Attenzione, qui in Italia i cattolici non possono seppellire gli omosessuali vivi per il semplice fatto che la legge glielo impedisce, cioè lo Stato laico glielo impedisce. In Afghanistan lo Stato laico non impedisce ai talebani, cioè non esiste uno Stato laico, esiste lo Stato dei talebani, la legge coranica vista dal loro punto di vista, oltretutto c'è cioè nelle cose peggiori perché nessuno li trattiene, e allora prendono gli omosessuali e li seppelliscono vivi. Niente, e tornando al discorso di prima che volevo fare, prima che arrivasse la telefonata, era questo: la signora diceva che lei crede in qualcosa, crede in un Dio che crede, però non crede nella Chiesa. In realtà, per il paganesimo politeista e per la stregoneria, ogni essere è un Dio, cioè anche una galassia, un pianeta, il virus, l'essere umano, l'elefante, il maiale, cioè sono tutti degli dei che tentano di diventare eterni trasformandosi. Per cui, noi abbiamo questo sforzo e chiaramente le divinità del circostante, il mondo che ci circonda, che come noi tenta di diventare eterno, cerca di chiamarci per costruire delle relazioni, per camminare insieme, perché camminando insieme si diventa più forti e si può costruire meglio il futuro. Allora, questo mondo che ci chiama, che ci dice guarda che io esisto e tu puoi camminare con me, puoi darmi una mano e io darò una mano a te, la signora come tantissime persone lo spaccia un po' come il Dio. Che richiama esattamente come la pastorella che vede lo spirito della fonte, vede delle immagini di esseri di energia e siccome lei è stata educata a pensare alla Madonna, lei la descrive come la Madonna, però non è la Madonna che vede, in realtà vede delle forme di energia che la stanno chiamando e dopodiché quei richiami vengono trasformati in quello che lei pensa, nella sua cultura, in quello che lei immagina e i fantasmi della ragione, dell'educazione prendono dopo il sopravvento. Perché io vi parlo del crogiolo del male,
proprio perché distrugge la percezione delle persone, perché anche quando le persone dopo arrivano a percepire qualcosa di vivo nel mondo che le circonda, non sono più in grado di affrontarlo per quello che è, ma preferiscono immaginarlo. E allora ecco che è la Madonna che li chiama, è il Gesù che li chiama, però non è questo, è la suora che li ha messi in ginocchio, è la suora che li ha bastonati dicendo che lei era la sposa di Cristo, che ha costruito la loro depravazione nella descrizione del mondo, e quando alterano la percezione rispetto al mondo circostante, in quel momento loro credono di vedere quello che la suora bastonata gli ha messo in testa. Questo è il crogiolo del male, per cui impedisce loro di affrontare il mondo che li circonda per quello che è, ma per quello che gli appare. E ricordatevi che la stessa cosa è avvenuta per esempio a Krishnamurti. Krishnamurti, che era stato allevato dalla Besant come reincarnazione del dio Mitreya, perché la Besant gli aveva messo in testa che lui era l'incarnazione del dio Mitreya e lo ha tirato su a dio Mitreya dalla mattina alla sera, lui a un certo punto ha avuto la visione del dio Mitreya ed è stato per ore, per giorni, ai piedi del dio Mitreya che gli ha dettato gli insegnamenti. In realtà è stata la Besanta che a forza di siringate di Dio Mitreya gli ha fatto credere questo. Dopodiché però Krishnamurti si è liberato da questo condizionamento e ha detto no, quel cavolo era Mitreya, era un'altra cosa ma non so cosa sia. Pronto? Buongiorno, qui Comune di Este, assessorato alla cultura. Volevo avvisare la redazione che la prossima settimana si terrà una conferenza stampa presso il museo qui di Este, Museo Nazionale a Testino, sull'apertura serale del museo che entra a far parte del progetto ministeriale di arte sotto le stelle, per cui rimarrà aperto fino alle mezzanotte circa. E in via eccezionale appunto per l'estate, e durante queste serate verranno proposti degli spettacoli in museo e congiuntamente nella giornata del 18 verrà presentato anche il programma dell'assessorato alla cultura, un programma estivo di manifestazioni e spettacoli. Se qualcuno appunto della redazione vuole intervenire può appunto avere il materiale per gli spettacoli estivi. Va bene, lanciamo il messaggio comunque. Va bene, grazie mille. Senta, mi può anche dare il numero di fax che un'altra volta magari mando un... Guardi, dovrebbe telefonare dall'altra parte, invece di fare il 700-700 dovrebbe fare il 700-777. Ah, questo è il numero di fax. No, non so se sia il numero di fax, comunque gli danno le informazioni più precise. Bene, in relazione. No, comunque è sufficiente intanto questa telefonata o... No, intanto è sufficiente questa telefonata che è andata in diretta in ogni caso per tutti i nostri radioascoltatori, e comunque mettendosi d'accordo con la redazione della radio può anche far sapere meglio l'iniziativa anche su altri programmi. Ho capito, adesso è andato in diretta? Certo. Mamma mia. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Saluti, buongiorno. A noi qualunque tipo di cultura ci fa sempre piacere, per cui anche l'iniziativa del Comune di Este a noi ci va benissimo, cioè, perché la conoscenza è una cosa sempre preziosa, è sempre da coltivare. Pronto, radiogramma? Pronto? Sì. Claudio, ciao. Ciao. Sono Cesarina. Ciao Cesarina. Ti risulta, ti sta attento, mi ero qua, l'avevo letto tantissimi anni fa però sto libro, così ero tosetta, ma mi si è venuto in mente dal fatto che una volta, insomma prima dell'evento del cattolicesimo, il gatto già era come veneranno il gatto. E mi ho letto che la Chiesa, anche prima dell'Inquisizione, no? Nessuno poteva tenere un gatto perché era del diavolo. Sì. Sì, Cesarina. Ti do una... Mi è venuto in mente, guarda, mi è venuto in mente che sto libro mio, ho letto tantissimi anni fa, ma era una roba, era uno scrittore francese che aveva scritto tutto, che adesso non mi ricordo, perché una volta non capivamo niente, proprio divoravamo i libri. Passarimo. Era un libro molto interessante, ma pensa che non mi ricordo, so che era uno scrittore francese, ma non mi ricordo più come che era sta passà qua in Italia, perché difficilmente, proprio quando che leggevo mi passava questi libri, pensa che io ho letto proprio per... sì, insomma, da chi era, che non era cattolici. Certo. Ecco. Sì, pensa tutti all'inizio. Che sei delle robe proprio, come chi trucidava anche i gatti. Sì.
siccome mi viene in mente una cosa, quando metti giù il telefono te la dico. Ecco, con me proprio la fine che, e dopo in manda pensa chi copava, se della gente accettava un gatto in casa, il popolo, un bambino, vedeva coppà anche il bambino. Insomma, le robe che mi sono venute in mente, perché a volte ti state dimentichi certe cose, ma dopo te. E ora stentavo a credere, sa, che fosse così, ma non so, ma dimmi chi. Ciao. Allora Cesare, ti dico un altro dato. Adesso perdonami la data, non so se sia il 1500, che c'è stata una delle più grosse pesti anche qui a Venezia, fra le altre cose. E in tutta Europa c'è stata una pestilenza enorme. Bene, questa peste, ed era la peste nera, fu provocata dalle pulci dei topi. Bene, i topi divennero numerosissimi perché durante l'Inquisizione i cattolici ammazzavano sia le donne sia i gatti, cioè ammazzarono tutti i gatti in quanto il gatto era espressione del demonio. Ammazzando tutti i gatti hanno fatto proliferare in maniera abnorme tutti i topi, e le pulci dei topi hanno diffuso la peste nera. Pensate un po' cosa hanno fatto, cioè indirettamente l'azione che hanno fatto i cattolici, proprio per la loro ignoranza, il loro disprezzo per il mondo che ci circonda, perché in effetti che motivi avevano se non le loro fobie, i loro fantasmi, i loro terrori psicologici, dettati proprio dall'essere stati messi in ginocchio fin da bambini, di ammazzare i gatti. Ebbene, hanno sterminato i gatti. E non sapevano, né immaginavano, né potevano sapere la loro stupidità, che togliere un elemento dalla natura, la natura cerca sempre una compensazione. Ebbene, uccidendo i gatti, la natura ha compensato generando tanti topi, le pulci dei topi sono aumentate in maniera abnorme, aumentando le pulci dei topi hanno propagato in tutta l'Europa la peste nera, che ha fatto decine di milioni di morti. Anche di questo dobbiamo ringraziare Wojtyla. Bene, andiamo avanti un altro pochetto. Ancora pochi minuti, che dopo ci sono gli amici qua che stanno già premendo. Fu insabbiata una denuncia su Galilei, e questa è la faccia di Biffi che ha garito: noi altri, solo noi altri ne accusè di aver ammazzato Galilei, solo noi, ma anche i docenti del suo tempo, sapete, non hanno appoggiato Galilei. E invece sembra che non sia vero, perché a Venezia addirittura ha minacciato l'inquisitore Lippi che non si azzardasse a toccare Galileo Galilei. Per cui già c'era stato un tentativo a Padova dall'inquisitore Lippi e del suo Sant'Uffizio di far fuori Galileo, ed è stato fermato da un altro potere, il potere di Venezia, che ha detto: non te permettere di toccare Galilei. Dopo, quando Galilei è andato fuori da Venezia, è andato fuori da Padova, e allora le cose sono andate come sono andate. Questa notizia è del Gazzettino del 30 aprile 1998, per cui Biffi è un falso, è un bugiardo, è un cattolico, per cui chiaramente cattolico e bugiardo sono due cose che vanno assieme. Pechino vieta ai vescovi cinesi il sinodo in Vaticano. E là la partita fra la Cina e il Vaticano, la Cina e i cattolici, è una partita durissima. Durissima perché si sta giocando qualche centinaio di milioni di prostitute e un fiade, qualche decina di milioni di fiade stuprai, perché questo è che vogliono i cattolici, per avere la miseria e sulla miseria imporre la loro dottrina, il loro Dio miserabile. I cinesi stanno resistendo. A me la simpatia non può che andare verso i cinesi, con tutte le critiche che posso muovere all'infinito. Però la mia il mio plauso va ai cinesi, e va il mio plauso anche nei confronti del Tibet e del Dalai Lama. Cioè io sono contro a quei buddisti che vorrebbero staccare il Tibet dalla Cina. Ultima telefonata. Pronto radiogramma? Sì? Franco? Non c'è. Scusami, Claudio. Ciao Claudio. Ciao, allora confermo in pieno quello che hai detto prima sulla strage dei gatti, in quanto io parecchi anni fa, ragazzina, ho visto un documentario della Walt Disney alla televisione, che appunto parlava di questa peste nera, peste bubonica. No, peste nera era, no bubonica, era nera. Era proprio la peste nera. Sì, sì.
scatenata appunto dallo sterminio sistematico che veniva fatto contro questi poveri felini, questi poveri gatti, il perché mi sfugge, forse l'hai spiegato prima tu, e praticamente è successo veramente questo. Cioè, tu hai parlato del 500. Pronto? Sì. Hai parlato del 1500? Penso di sì, non so. Penso che anche prima, anche prima nel Medioevo, sì? Nel 1500 siamo già nel Rinascimento. Sì, infatti siamo già all'ultima fase. Sì, anche prima, durante il Medioevo, sia successo anche questo. Cioè, siano venute queste tremende pestilenze per appunto per la persecuzione contro queste povere bestie, queste povere bestiole. E a questo punto posso dire qualcosa sul gatto? Puoi dire quello che vuoi. Ecco, allora io vorrei parlare di un gatto che si chiama Miki, riferito da Renzo Baschera. Né il tratto dal libro, ti leggo dal libro, sì? Né i poteri esoterici degli animali e delle piante. Allora, questo Miki, allora, ogni sera il gatto avvisava con un miagolio speciale la padrona che il marito Francesco Giordani lasciava l'ufficio a 20 km di distanza. Cioè, questi sono fatti veri, eh? La signora si regolava sul gatto per preparare la cena e Miki non sbagliava mai. Incuriosito, il padrone provò a cambiare orario senza avvertire la moglie perché non influenzasse l'animale con il suo atteggiamento. Ma il gatto captò gli spostamenti di orario, che erano sempre diversi, e così continuò a miagolare nel momento esatto in cui usciva dall'ufficio. Una mattina, mentre stava lavorando, il signor Giordani pensò di avere un'allucinazione. Sentì lo stridio dei freni di una macchina e un miagolio di dolore, poi gli parve di fluttuare nell'aria, che odorava intensamente di mimosa. Nello stesso momento, Miki veniva investito da un'auto vicino ad una grande pianta di mimosa. Forse è questo invisibile filo mentale che guida i gatti quando rintracciano il padrone in un luogo nel quale non sono mai stati. Grazie. Tratto dal libro di questo Renzo Baschera, né i poteri esoterici degli animali e delle piante. E quindi, vabbè, insomma. Poi, per quanto riguarda l'altro discorso sugli orfanotrofi, sugli istituti dove venivano questi maltrattamenti, mi pare, ma nelle caserme non c'è un po' lo stesso sistema, il nonnismo, tutto si riproduce in maniera diversa. Ecco, allora io metto giù e vi ascolto. Ok, ciao. Purtroppo, amica mia, io sto finendo la trasmissione perché giustamente l'orario è scaduto, non prendo neanche più telefonate. Allora, il discorso della telepatia del gatto. Quando ho cominciato il mio percorso di stregoneria, io dico 17 anni fa, ma ormai sono quasi 19, il primo esperimento che ho fatto fu un contatto telepatico con un lupo. Mi sono trovato davanti una faccia di un lupo con la bocca aperta che mi stava saltando addosso, ho interrotto il collegamento perché ho preso un attimo di timore, diciamo così. Per cui queste cose esistono, queste cose si legano ed è il mondo che ci circonda, che ci chiama, con cui noi potremo legarci. Solo che noi non siamo educati a tirare fuori queste cose, però un po' alla volta con la nostra volontà lo possiamo fare. Bene, chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo.